Oggi in questo bell'ambiente abbiamo parlato, ho introdotto il concetto del BIM sia a livello normativo cogente, quindi tutta la legislazione che sta nascendo sul BIM, che a livello di normazione invece volontaria, quindi le varie norme ISO, CEN e UNI, e poi fatto vedere come cambia il rapporto tra la progettazione e la costruzione in senso digitale, utilizzando la macchina come ausilio non solo tecnologico ma proprio come vera e propria macchina pensante a supporto dell'attività intellettuale dell'architetto e dell'ingegnere.